Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nel 20° episodio di Pokémon Xenoverse. Ci troviamo ancora qui nel Grand Canyon, pronti per raggiungere la prossima città che si trova a sud. Nel precedente episodio abbiamo sconfitto la forma Xenoverse di Rapidash, un Pokémon incredibile. Speriamo che questa puntata non sia da meno. Come sempre vi ricordo, prima di iniziare, il mi piace, il commento e l'iscrizione. È fondamentale, partecipate anche voi a questa serie consigliandomi e partecipando, giocando insieme a me. Ragazzi, link in descrizione per il Federic Store. Destino splendente, sta per arrivare la nuova espansione, preordinatela perché a febbraio sono sicuro che farà subito sold out. Joystick alla mano e completiamo questo canyon. Qua sotto non si può passare perché ancora non abbiamo taglio, ma questo allenatore non l'abbiamo affrontato nel precedente episodio e quindi, dato che deve essere una guida al 100%, lo sconfiggiamo subito. Andiamo di lava sbuffo, ma colpo basso sarebbe andato benissimo su Cacturne perché ricordo che è un tipo buio. Primo Pokémon sconfitto e manda in campo anche quest'altro che è nuovo. Non è l'evoluzione dell'uccellino che trovavamo proprio in questo percorso? Figata. Tra l'altro ho dato la Carbonella a Electroburst perché Carbonella aumenta di gran lunga le mosse di tipo fuoco, la loro potenza, quindi sarà ancora più forte il nostro Electroburst. Trishot vuole imparare Bullo, ma non ci interessa. E sono ancora alla ricerca di nuovi membri per il team, sapete? Sì. Sono ancora alla ricerca di qualcuno di veramente potente. E mi avete detto che se prendavate il Pokémon Acqua iniziale, praticamente nella palestra di Acquariopoli, cascando in un passaggio sotterraneo, potevate addirittura risvegliare un antico sarcofago. E da quel sarcofago usciva proprio Cofagrigus Shiny, nella sua versione X. Qualcosa di fighissimo. Peccato non aver preso il tipo acqua. Sarebbe bello trovarlo adesso, ma in quel percorso, ragazzi, vi posso assicurare che ha solo l'1% di possibilità di essere trovato ed è difficilissimo. Ci riproverò sempre off camera. Inoltre, nel prossimo episodio spero con tutto il cuore di levare Scovile e magari aggiungere, oltre a Cofagrigus, anche l'uccellino buio terra che si trova in questo percorso. Wow, forte questo allenatore, eh? Pokémon è al 46. Mamma mia, ragazzi. Incubo dei mercanti, 6 su 11. Ci dà una caramella rara. Sto aspettando anche che Hanchen salga un po' di livello così da usare anche lui. Perché comunque Onchan ha un attacco, ragazzi, che fa paura, eh. Poi con denti di drago, secondo me deve far veramente male. Sto aspettando soltanto che impari qualche bella mossa di tipo drago. Allora, qui abbiamo esplorato qualsiasi cosa, quindi possiamo procedere qua a sud. Qua non si può passare, mannaggia, oh. Dovremmo ritornare nel canyon. Ora, ancora! È bello lungo, eh? Cercherò di farli nel più breve tempo possibile perché vorrei arrivare alla prossima città e completare anche magari qualche quest. Magari nella prossima città potremmo usare Kiki, perché comunque Chigami ha mosse folletto. E se non sbaglio, la prossima città è ricca di Pokémon buio, almeno è quello che mi avete scritto voi nel precedente episodio. Quindi, perché no? Dato che comunque Chigami ha mosse folletto. A chi vuole imparare danza spada? E che fai, te ne privi? Io leverei ultimo canto. Non intendo far morire il mio Pokémon. Proseguiamo. L'astracielo. Oh, alla faccia. Altro allenatore. 3 Pokémon per Mirto. Mamma mia. Vai, lava sbuffo al primo. Zotico manda in campo Miltank. Ancora. Colpo basso, che è tipo normale e anche abbastanza pesante Miltank, quindi colpo basso leva ancora di più. Whismiscot. Ok, Whismiscot fatto fuori con lava sbuffo. Easy, super efficace. E ci siamo. Ancia livello 39. Guardate, ragazzi, quanto sta salendo questo Pokémon. Io spero che mi impari qualcosa il prima possibile, perché ha quella mossa del cavolo che praticamente, se la fate, l'avversario switcha il Pokémon. E non mi piace. Almeno che ovviamente come Titanio non abbia un solo Pokémon. Poufalant, altro Pokémon parecchio pesante, quindi colpo basso fa veramente male ed è anche super efficace, quindi olè, oggi è la nostra giornata, va? Fatto. Resiste. Contropiede ci sciotta anche. Alla faccia. Ira di drago. Easy.
leva sempre 40 punti salute, quindi anche se non molto efficace l'avrebbe fatto comunque fuori. Ammazza, 2000 punti esperienza, sono tantissimi. Acqua in bocca. Ogni nuovo strumento viene inserito automaticamente nell'apposita tasca della borsa. Ok, uso una vita l'erba. Oh, che figo, guardate che gioco di luci. Ma adoro. Bellissimo. Ci saranno anche nuovi Pokémon qui? Vediamo un po' che Pokémon ci sono. Kecleon, Polvocura, altro Pokémon, sono curioso. Vroombug. Qua c'è qualcosa? No? Giù di qua? È pieno, ragazzi, di cuniculi. Repellente e vediamo un po'. Rallento coda. Sotto? Gulastilix è grande, eh? Oh, c'è Trey! E anche IB! Parte la musica. E anche Tamara! Dannato scarto di laboratorio! Datti una mossa anziché ribellarti agli ordini, come al solito. Non mi perdonerei mai se fossi la causa di un ritardo nei piani del mio caro generale. Che vada il diavolo, quel vecchiaccio. Non sono un cane al suo guinzaglio. Mi ricorda molto la personalità di Iridio. Ah. Oh, chi non muore si rivede, eh? Federic, sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ah, e così te la fai coi mocciosi guastafeste adesso. Saresti proprio da rottamare. Bah, dato che proprio non ne vuoi sapere, sarò costretta a portarti dal generale con la forza. Ovviamente non sarò io a occuparmi di te. Vorrei, ma non vorrei risultare impresentabile al mio amato superiore. Perciò, A e B, pensateci voi qui. Ah, agli ordini, colonnello. Risolveremo la questione in men che non si dica, Roger. Chissà quanto soffrirà quel povero uomo al pensiero che il suo adorato cyborg, che reputa un figlio, non faccia altro che rivoltarsi contro di lui. Avrà sicuramente bisogno della sottoscritta. Truppa in marcia. Oh, dobbiamo affrontare B? Fratellone, perché non rispondi? Ehi, fratellone! Quante volte te lo devo ripetere? Che sono io a rispondere agli ordini! Scusami, non volevo! Ehi, voi due, piantatela con le vostre stupide scenate! Dannati rottami senza cervello! Oddio, spero non sia scriptata come l'altra volta, eh? Porta rispetto ai tuoi superiori, insolente! Fossi stato a capo dell'organizzazione, mi sarei già sbarazzato da tempo di un rifiuto come te. Ma il generale ci tiene a riaverti tutto intero, perciò ci limiteremo a rispettare gli ordini. Va bene, se parlo così per tutto l'episodio, penso che... addio voce! Nonostante possa contare sul nuovo potere di Sabolt, da solo non la spunterei tanto facilmente. Ehi, Federic! Non avrei mai immaginato di chiederti qualcosa di simile, ma ho bisogno del tuo aiuto. Va bene. E così avete deciso di fare comunella. Mi dispiace deludervi, ma stavolta non finirà come quella volta al campus, vero B? Puoi dirlo forte, A? A di autorità e B di baldanza. Affrontiamo il Team Dimension, allora. Ci siamo? Bisharp. Ah, si sono evoluti. Sempre shiny. Inizio con Hanchen. Coda drago. Non potrò fare molto con Hanchen. Meglio cambiare. Sabolt è già morto praticamente. Fulmine. Coda drago. Sbam. Non gli fa niente, ovviamente. Garanzia, sciotta il povero Sabolt. È già crepato, madonna. Scyther. Inaspettato. Io faccio fuori lui. Gnam. Ciao, Bisharp. Facile questa sfida comunque, eh. Taglio furia. Quasi fatto fuori. Concludo io, ragazzi, questa lotta con Rogodenti, ma ci va di iperpozione. Chissà se Trishot è abbastanza forte da shottarlo, ma fallisce. Ammazza che sfortuna. Vediamo se siamo più veloci. Siamo più veloci. Vai. Ok, livello 41 per Trishot. E abbiamo avuto la meglio sul duo. Errore e 8900 poche dollari, tantissimi. Error.x, sono troppo forti, punto mp4. Che è un punto mp4, un video. Dannati, meglio ritirare per il momento. Sono andati in crash, ragazzi. Abbiamo fottuto il sistema. Finalmente hanno girato i tacchi. Basta una sconfitta a farli crashare, che ridicoli. Belli questi termini, belli belli. Oh, arriva Rapidash, what? Componita. Oh. Cosa? Ma quel Rapidash dovrebbe essere in mano al Team Dimension. Non dirmi che... certo che sei più in gamba di quanto pensassi, Federic. Oh.
Ce lo danno? Ci danno Rapidash? Sarebbe fighissimo. Ora capisco. Questa Rapidash deve averti seguito poiché ti è riconoscente per aver salvato il suo piccolo dalle grinfie di quei rottami. Anzi, sembra proprio che quel Ponyta abbia occhi solo per te. No, otteniamo così Ponyta? E dai, dammelo. Ma certo, è chiaro! Rapidash ha deciso che il suo cucciolo sia ormai pronto a intraprendere il proprio cammino senza di lei. E chi meglio dell'umano che l'ha aiutata come suo allenatore? Oh, bella! Ci danno Ponyta! Che tra l'altro ha due forme, bellissimo. Ok, si unisce alla squadra. È stato trasferito al PC, bello, sono curioso. Che sentimentalismi da quattro soldi. Che farà Rapidash? Se ne va. A giudicare dal battito cardiaco e dal respiro affannato, ora non desideri altro che vendicarti di ciò che il Team Dimension ha fatto a te, ma soprattutto al tuo cucciolo. Mi sbaglio? Questo parla con i Pokémon, boh. Questa, unita all'energia tipica di Pokémon X, senza dubbio farebbe di te un ottimo alleato. Ha! Chi se l'aspettava che me ne sarei andato da questo dannato canyon con un new entry? D'accordo, Rapidash, entra nella ball! Eeeh, alla fine lo cattura lui! Figata, ok. Quindi ho Ponyta e lui Rapidash. Abbiamo finito. Perfetto. Possiamo andare a sud adesso? Ok, ci rincontreremo presto. Ciao! Vieni, Sabolt! Sa, voglio quel Sabolt, sappilo. Ok, su di qua abbiamo un beccaffilato. Ah, beccaffilato, non è male, eh. Aumenta le mosse volante. Ma non c'è niente, ma ci sono nuovi allenatori nel canyon, per caso? Uno e basta? Ah no, sono spuntati nuovi allenatori. Dobbiamo affrontarli questi, raga. Cerchiamo di farli velocemente. Ha un Pokémon, Ben. Ha questo pennuto che non so, ragazzi, se ha un'ulteriore evoluzione. Magari scrivetemelo qua sotto nei commenti. Coda Drago, vai. Furto? Ah, gli ruba denti di drago, maledetto. E muori. Con denti di drago probabilmente l'avrei shottato, sapete? Sì, sì. Ciao. Fatto. E saliamo anche a livello 40. Ottimo così. Livello 46 per Kiki che continua a salire. Tutti che continuano a salire, ragazzi, quasi livello 50, mamma mia. Qua, c'è solo lui? Ah no, c'è anche lui. Ma ragazzi, sono tantissimi comunque, non pensavo che tornassero. Questo 3 addirittura? Vai, Onchan! Coda Drago. Protezione. Coda Drago. E via Scraggy. Mamma mia, questo Onchan quanto è lento, raga. Lentissimo. Vai, Coda Drago. Shottato. Prossimo, Vroom Bug. Motorombo. Ok, non ci shotta per fortuna. Aumenta la sua velocità. Shottalo, please. Ok, super efficace. E Vroom Bug viene sconfitto, ma anche noi da scoppio. Pazzesco, dai, ma che sfortuna. Ok, questa non me l'aspettavo. Curiamoci. Non ci sono più allenatori? Attraversata questa gola si giunge nella deserta Scorpiopoli. La mia città, ragazzi. Lo scorpione. Perché io sono nato a novembre, quindi sono scorpione. E nel precedente episodio mi avete commentato tutti con il vostro segno zodiacale. Durante oggi e domani lascio un mi piace a tutti, mi raccomando. E se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace a questo video. Bella la musica qua, Oh, bellissima atmosfera. Cosa c'è scritto? Lavori in corso, Cupa. Cosa ti porta qui a Scorpiopoli? Gringo, questa non è una città adatta ai turisti. Ah, dovrei parlare un po' spagnolo. Ci potrebbe stare. Sto facendo il bucato con l'acqua del pozzo. Che te ne serve un po'? Toh, prendi, acqua fresca. Ah, faccia. Madonna, com'è tetra sta città. Capisco che novembre è il mese dei morti, però andiamo qua sotto, ragazzi. Probabilmente questa diventerà la mia città preferita, perché io adoro gli spettri. Ah, e tra l'altro, c'è scritto spettri qua. Cosa vuol dire spettri? Scorpiopoli, tra nuvole di sabbia e di polvere. Bella. Allora, ragazzi, sembra molto misteriosa come città. Sono sicuro che ci saranno bei misteri. Entriamo in questo centro Pokémon distrutto. Con questa musichetta carinissima. I libri in queste mensole sono tutti opera del capopalestra Crisante. Pare che si diletti anche con la letteratura. Questo è il Pokémon Market. Le do il benvenuto. Compra. Allora, sicuramente i repellenti. Questi non bastano mai. Mi compro anche revitalizzanti e iperpozioni, perché ragazzi sto a secco. Bella la musichetta. Si dice che portando Scaraclo nel cimitero e interagendo con le lapidi accada qualcosa di strano. Oh,
Devo catturare quel Pokémon allora. Vediamo un attimo questo Ponyta. Info volante. Con più attacco meno attacco speciale. Forse, ragazzi, sapete che non è male, eh? Non so se sarà un tipo fisico speciale, però potremmo farci belle cose. Curiamoci la squadra. Ciao, ti do il benvenuto nel centro Pokémon. I miei Pokémon sono stanchi e affaticati, ma tu non sei da meno comunque, eh? Torna pure quando vuoi. Guarda, no, non torno più. Ho camminato fin qui in cerca di riposo. Ho le gambe a pezzi, eh. Qua di riposo in quel cimitero ne trovi quanto ne vuoi, eh. E qua ci sono queste casette. Pensavo fosse una bella caramella, invece era una nero pietra. What? Qua cosa c'è? Una mappa? Mia moglie non ne vuole sapere di avere altri figli. Ma allora, chi ci aiuterà col lavoro nei campi? Sì, sei Cletus praticamente. Qua c'è una casettina piccola. Il destino spesso lo si incontra proprio sulla strada presa per evitarlo. Nunvil e Pupillon spesso si contendono un oggetto chiamato tetramuleto. Pare che con quello possono evolversi e amplificare i loro terribili poteri. Oh, abbiamo scoperto nuove evoluzioni. Ok, lui non ci dice niente, ma si può andare di sopra? Quel Garzia non fa che lamentarsi di quanto sia disastrata questa casa. Ma mai che pulisca niente. Strano, ragazzi, mettere una casetta qui così con un piano superiore che non ci sia niente, però. Ha poco senso. Bella grande come città, eh? Vorrei esplorarla tutta, sinceramente. Qua c'è un cimitero. E chissà che Pokémon si potranno incontrare qui. E questo chi è? Ogni giorno vengo qui a spruzzare l'iperpozione sulla tomba del mio Meo. Ma ancora non si risveglia. Prova con la vita all'erba, caro. Ha praticamente il vestito di Shapet, questo tipo. E qui è pieno di tombe e anche dei massi. Molto strani questi massi messi così. Penso che interagendo con una delle tombe, avendo in squadra un determinato Pokémon, si possa evolvere. Cimitero di Scorpiopoli, luogo di eterno riposo per i Pokémon. Eterno sicuramente. Allora, dobbiamo esplorare questo cimitero? Si dice che i Pokémon defunti, ancora vincolati al mondo dei vivi, vi facciano ritorno sotto forma di spettri. Il mio Raticate è venuto a mancare anni fa. Bella citazione questa. Oh, vediamo che Pokémon si trovano al cimitero. Miltank. Ci troviamo in Texas, signori. Tu. La cittadina è stata edificata attorno a questo antico cimitero. È per questo che qui a Scorpiopoli si pratica il culto dei morti. Il culto dei morti. Oh mio Dio. Ragazzi. Altro Miltank. L'esplorazione, ragazzi, è importantissima, eh. Entriamo qui. Oh, è proprio una chiesa. Che bel pavimento lucido. Oh, la storia dei due leggendari. Le preghiere all'essere di luce aiutano ad allietare gli animi delle persone colpite di un lutto. Perché mi ha abbandonato Vulpix? Crisante, in un libro, scrive che le preghiere aiutano ad alleviare le pene all'altro mondo. Chissà come se la passano laggiù, chissà. Sei sempre al sicuro nella casa dell'essere di luce. Oh, altissimo Luxflon, dona pace alle anime tormentate. Infatti Luxflon, il protettore terrestre. Madonna, quanta gente! E si possono trovare anche Pokémon? E questo chi è? Scaracno! Sarà un tipo spettro? Wow, chissà quanti Pokémon si possono trovare qui. Questa torre è bella grande, eh? Cucchiaio torto, quindi il cucchiaio torto lo si trova qui. Si vocifera che in questo cimitero un Pokémon possa evolversi tramite le anime passate a miglior vita. E quel Pokémon, ce l'ha detto prima il tipo. Secoli fa, qui a Eldwy, si diede inizio a una tremenda caccia alle streghe. Madonna! Come faccio a saperlo? Vedi, io sono una diretta discendente di quelle strane streghe. Oh, ragazzi, incredibile, eh? Riposa in pace, compagno, mi mancherai. Mamma, ma perché Drillbull se ne sta sottoterra? Ha usato fossa e si è dimenticato come tornare su? Lo capirai quando sarai più grande, piccola mia. Bello, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo. Io a questo gioco finora gli do un 9 pieno. Cioè, mi sto divertendo, raga, seriamente. Allora, abbiamo esplorato un po' tutto, poi tutte le evoluzioni le lascerò scoprire a voi durante il vostro gameplay, perché sennò dovrei fare tipo 100 episodi. E qua c'è la casa di Crisante, colui che scrive i libri e fa tante cose belle. Crisante? Ovviamente non c'è in casa lui, però si può ottenere una MT, che è Psikamisu. Ottimo, sicuramente dovremmo tornare qui, eh. Qui invece, cosa c'è? Altre persone. Dice sempre di essere un vero uomo. Dice sempre di essere un vero uomo. E che lavi i piatti allora. Ma dimmi tu se tocca a me lavare tutti sti piatti. Augusto, che roba è quella che hai sulla mano? Mai visto un guanto del genere? Ti va di scambiarlo col mio oggetto specialissimo? Sì?
Cioè, gli stavo veramente per dare il mio guanto? Calmanella. Oh, Calmanella. Qua si trova. È importante parlare con tutti, eh. Vorrei tanto diventare una professoressa da grande. Sei inquietante, tanto. Le ombre si annidano per la città. Guardati sempre alle spalle, giovane. Ok, qua c'è il Team Dimension. Entriamo nelle ultime case, ragazzi. C'è da fare un'esplorazione che è lunghissima. Di un po', ragazzo, ti piace la musica? Dicono che faccia bene alla digestione. Qua tutti a mangiare stanno. Guardate. Adesso vedrai tu che tanfo. No, no. Ma perché? Sono la cuoca e se non vi piace qualcosa, che qualcuno me lo venga a dire in faccia. No, no, non oserei mai, è tutto buonissimo. Altro strumento, mangia sogni. MT85. Direi che è il luogo ideale per prendere un MT simile. Ottima collocazione. Qua invece cosa c'è? Non c'è niente che galoppi come la fantasia di un cowboy. Qui a Scorpiopoli, un delinquente può sparire come fumo al vento per merito di Crisante. Chiaro. Sto Crisante ha una bella reputazione qua, eh. Porca vacchina. Tu? Il lavoro nei campi è tosto. Ma cosa ne vuoi sapere tu? Un cittadino così misero. La mia dimora è vuota. Ma non le mie tasche. Ho da vendere lastre di ogni tipo. Ah, cosa? Qua potete trovare tutte le lastre di Archias per soli 1000? Bellissimo, raga. Credo che non ci sia mai stata una cosa simile nei giochi Pokémon, non sbaglio. Zinco e una lastra l'abbiamo trovata anche all'inizio del percorso. Chikabu! Questo lo voglio catturare, sapete? Potrebbe essere il mio prossimo Pokémon nel team. No, perché ragazzi è veramente troppo bello e voglio vedere la sua evoluzione finale. Vediamo se mi piacerà. Un terra buio non è male, eh. Chikabu, terra buio, vedete? Lo mandiamo al PC. Poi nel prossimo episodio vedrò cosa farci. Di qua cosa c'è? Ah, un nuovo percorso, ok, aspettate. Saloon Toro Brando, a destra, ok. Vediamo cosa c'è qua sopra, dopodiché abbiamo esplorato tutta la città. Caserma Spettri. La squadra paranormale, emergenze, tutela territori per roghi e infestazioni. Mazza che nome lungo, Spettri però è perfetto. Quindi dovremmo sicuramente incontrare la squadra della disinfestazione. Questa è la palestra, mi sa? Ma la palestra, perdonatemi, è una prigione? Questo posto mette i brividi, soprattutto il capo palestra. No, veramente? Una palestra con... con la prigione. Però c'è il Team Dimension. Fa paura, ragazzi. Mette veramente i brividi. Come accidenti hai fatto a perdere la tua campana Mumu? E ora io dove la trovo un'altra? Se trovo una campana Mumu, probabilmente la porterò alla signora. Magari mi dà qualcosa. E qua è tutto così misterioso. Andiamo su. Strumentino. Bijou Spettro. È un foglio accartocciato con delle scritte sopra. Sembrano quasi in rima. Chissà di cosa si tratta. Tutti questi misteri, ragazzi, mamma mia. Raga, io praticamente ho esplorato qualsiasi cosa. Nel prossimo episodio probabilmente vedrete nuovi Pokémon nel mio team. Perché sinceramente voglio un attimo risistemarlo. Aggiustare un po' i tipi, perché fuoco, erba, un po'. C'ho troppi tipi fuoco, devo vedere. Allora, qui cosa abbiamo? Si può andare solo di qua e c'è uno strumento che è acqua magica. Anche questa aumenta le mosse acqua, non è male. E qui cosa abbiamo? C'è scritto Saloon Toro Brando, il resto è illeggibile. Che sarà? Questa presenza occulta è diversa da quelle rilevate finora. Una presenza occulta? Oh, finalmente sei arrivato, Will! Anche tu registri delle strane onde elettromagnetiche, Will? Chi è Will? Ma tu, ma non sei il Nino? Chi sei, Chico? Frederick, sei un allenatore? Piacere, io sono Silvia, il capitano della squadra paranormale di bla bla bla, il Team Spettri, ok? Stai cercando il capopalestra Crisante, vero? Beh, in tal caso non lo troverai qui. Da qualche giorno dei bast... veramente? Di nero vestiti hanno bloccato l'accesso a varie zone, tra cui la palestra. Non ho idea di chi siano o di cosa vogliano dai cittadini, il Team Dimension appunto. Come dici?
Quei disgraziati fanno parte del malvagio Team Dimension? Forse Maurice potrebbe saperne qualcosa. Quel tipo è un geniaccio di prim'ordine. Ho idea! Ti va di conoscere i restanti membri della mia squadriglia? Sai, la Spettri è in stretto contatto con lo sceriffo Crisante. Potremmo aiutarlo a incontrarlo. Il motivo è presto detto. La nostra combriccola svolge una duplice funzione di tutela della città. Durante il giorno ci occupiamo di eventuali incendi civili, ma al vespro siamo degli acchiappafantasmi! Un lavoro del genere è essenziale in un posto come Scorpiopoli, costantemente infestato dagli spettri. Perciò lo sceriffo nutre molta stima per la nostra equip. Andale, andale! Vieni in caserma che te li presento. Ragazzi, dobbiamo andare in caserma, ma ovviamente non è questa la caserma, questo è il saloon che è infestato, quindi chissà nel prossimo episodio cosa andremo a fare, sono molto molto curioso. Ragazzi, io vi rimando al prossimo video, dove andremo a conoscere questo Team Spettri e chissà se dovremo partecipare a qualche caccia antifantasma. Non vedo l'ora. Ciao, e mi farò allenare questo piccoletto terrabuio. Voglio proprio vedere in cosa si evolve. Ciao allenatori, e al prossimo video. Probabilmente è l'ultimo Pokémon del nostro team. Bacini.